Ora immaginiamo di vivere nell'emisfero sud, per esempio in Australia, cioè nel continente australe. Se noi guardiamo la rotazione terrestre dal polo sud, quindi stando in piedi al polo sud, vediamo che la rotazione non è antioraria, ma è oraria. Cioè la rotazione appare antioraria se noi guardiamo dal polo nord, quindi l'emisfero nord ruota in senso antiorario, ma se noi guardiamo stando in piedi al polo sud, vediamo la rotazione dell'emisfero sud in senso orario. Questo vuol dire che l'emisfero sud della Terra, visto dal polo sud, ruota nel verso contrario rispetto a come appare ruotare il polo nord. E infatti l'animazione virtuale adesso fa girare la ruota, il disco, in senso orario, andando a simulare appunto la rotazione terrestre vista dal polo sud, cioè nell'emisfero australe. Vediamo. Ecco qua che la giostra gira in senso orario ed ecco che una palla lanciata in linea retta, ovviamente vista da fuori in modo rettiluiforme, descrive una traiettoria curva, questa rossa, che però stavolta devia verso sinistra. Nel senso che se noi ci mettiamo a seguire il moto di questa pallina, invece di andare in linea retta, seguendo il moto, la deviazione è sulla sinistra. Così l'animazione virtuale spiega che gli oggetti nell'emisfero nord piegano a destra, in quello sud a sinistra. Vediamo. Gli oggetti vanno a destra, lo stesso fanno le masse d'aria. Vedete che rispetto alla direzione iniziale del moto la traiettoria si piega a destra. Nell'emisfero sud accade il contrario. Rispetto alla direzione originale del moto, la traiettoria si piega a sinistra.